arriva alla fine di un anno magico, no? Sì, è un anno magico, ma poi quando giochi e perdi l'anno non te lo ricordi, ti vengono in mente solo gli ultimi 90 minuti. La squadra non ha fatto una prestazione brillante, eravamo in emergenza, ma questa non deve essere una scusa, perché se andiamo a guardare gli episodi dei tre gol si può dire quasi che ce li siamo fatti da soli, quindi non è che ci sta tanto altro da commentare. Una partita ben diversa da quella dell'andata, quando a Fermana a livello agonistico aveva messo in difficoltà la Samb, sì, nei due match, diciamo. Oggi invece è tutto male, anche a livello agonistico, dove la Fermana può far valere, diciamo, qualcosa. Sì, c'è da dire che a causa delle tante defezioni nell'ultimo mese abbiamo giocato praticamente sempre ogni 5 giorni e le assenze si sono fatte sentire. Già nella partita con Ravenna si era visto che avevamo accusato molta stanchezza, e oggi la Samba da questo punto di vista è stata più fresca, più reattiva rispetto a noi. Un giudizio su questa Samba? Molto più brillante, organizzata rispetto alla formazione che abbiamo incontrato all'andata, e credo che oggi, per quello che si sia visto in campo, abbiano meritato di portare a casa i tre punti, non fosse altro che per l'atteggiamento, che forse era simile a quello che avevamo mostrato noi all'andata. Grazie.